Santa Caterina, un cortometraggio sullo spopolamento dei borghi. C'è grande attesa a Santa Caterina dello Ionio per l'inizio delle riprese per la realizzazione del cortometraggio sullo spopolamento dei borghi. Sentiamo in merito l'assessore Federica Carnovale. Sì, stasera siamo qui perché noi siamo convinti che la cultura, lo spettacolo, il cinema debbano essere parte integrante dello sviluppo del nostro territorio. Con questo cortometraggio, diciamo che si fa riferimento a microcosmi di vita sociale, fatti di solidarietà, fatti di condivisione, affetti sinceri ed autentici, quali sono le rughe, ovvero vicoli di oslarghi dove gli abitanti del paese confluivano. Io ringrazio per questo Maurizio Paparazzo, che ne è il regista, e Giovanni Scarfò, aiutante alla produzione, per aver scelto Santa Caterina come luogo e cuore pulsante di questo cortometraggio, perché sono, come dire, sono proprio queste le occasioni nelle quali come dire, si capisce l'urgenza del costruire un contenitore nel quale riempire di contenuto, quale sarà infatti il polo culturale del Palazzo del Marchese di Francia, un luogo del sapere dove i saperi verranno, come dire, ci sarà uno scambio di saperi in modo tale da produrre e condividere bellezza, perché secondo me la cultura sta alla base dello sviluppo del nostro territorio. E sicuramente l'impegno e la nostra idea progettuale è quella appunto di come dire, costruire basi solide per il futuro attraverso quello che potrebbe essere un'iniziativa come questa. È il nostro impegno e l'impegno che abbiamo preso fin dal primo momento, fin dal momento in cui ci siamo insediati e nel nostro impegno quotidiano. Allora, sì, effettivamente è importantissimo questo cortometraggio che ci accingiamo diciamo, a realizzare nei prossimi giorni, anche perché il problema dello spopolamento dei borghi è un problema che ci affligge tantissimo come amministrazione. Noi non vogliamo assolutamente che questo succeda, perché proprio per questo stiamo puntando a realizzare una serie di progetti proprio per mantenere sempre vivo il nostro borgo. Io sto vivendo proprio in prima persona con il regista Maurizio Paparazzo, perché mi sto occupando per quanto riguarda i bambini delle scuole e gli anziani. Io sono in contatto diretto con loro perché praticamente sono i protagonisti di questo cortometraggio e vivo con questi bambini l'entusiasmo che proprio di cui ci stiamo preparando per svolgere il cortometraggio. E vedo anche negli occhi degli anziani i vecchi ricordi e quindi farli ritornare nelle vecchie rughe dove si trascorrono. Correvano momenti meravigliosi e come riportarli alla gioia, al vivere sereno e tranquillo. Quindi noi attraverso una serie di progetti che stiamo realizzando proprio vogliamo far vivere il nostro borgo, non vogliamo farlo morire.